Un benvenuto a tutti a questa nuova edizione del nostro videogiornale. Sono queste le principali notizie di oggi. Iniziamo dal comune di Sandrigo, incidenti in bici per Pippo Pozzato, contusioni non gravi per l'ex ciclista professionista. Nuova disavventura per il quarantenne di Sandrigo che giovedì sui monti a Conco è caduto malamente sull'asfalto in discesa dopo la rottura della catena. Botte al costato, bacino ed escoriazioni diffuse a spalla ed entrambe le gambe per lui, andato in pronto soccorso. Ne avrà per qualche giorno, ma solo grazie al casco di protezione, come lui stesso ha ammesso, è riuscito a non farsi troppo male. Romano De Zelino, moto finisce fuori strada a Fellette, soccorso un 26enne di Cassola, è fuori pericolo. Si allunga la serie di incidenti stradali nel Vicentino con malcapitati protagonisti dei motociclisti. La notte scorsa è toccato un 26enne di Cassola, soccorso dopo il crollo sull'asfalto, dopo lo sbalzo della sella della sua Kawasaki 750 di cilindrata. Ferite assortite per lui con trauma facciale, ma dall'ospedale di Bassano è stato dichiarato per fortuna fuori pericolo. Cartigliano, coppia di amici in Vespa, si schianta sul muretto, feriti due giovani di 19 anni, uno di loro è grave. Due ragazzi nati nel 2002 e residenti a Nove sono stati soccorsi all'1:30 di notte vicino alla zona industriale di Cartigliano, dopo che con lo scooter erano andati a sbattere su un muro a bordo strada. Grave il conducente, trasportato in codice rosso a Vicenza all'ospedale San Bortolo. Varie contusioni per l'amico, invece ricoverato a Bassano. Cornedo Vicentino, ruzzola sul pendio grave un anziano portato in elicottero al San Bortolo. L'uomo, 82enne, venerdì pomeriggio scivolato per qualche metro in collina nei pressi di via Rossati. Soccorso dai familiari è stato trasportato con l'elicottero del SUEM all'ospedale di Vicenza. Marano Vicentino, Ali, anche oggi ci fai stare insieme il commosso e generoso addio degli amici. Stamattina circa 250 giovani e alcuni abitanti di Marano si sono riuniti al Parco della Solidarietà per una commemorazione del 19enne Aliun Niade, morto all'alba di sabato scorso per un incidente stradale. In sua memoria sono stati letti dei messaggi accorati tra le lacrime di chi si è alternato a parlare e fatta una colletta per il viaggio funebre in Senegal. Vicenza nega dopo essersi immerso in acqua, muore a Carlo, è un 28enne con disabilità. Nella serata di ieri in località Porto Santa Margherita il giovane con problemi di autismo si sarebbe allontanato dalla custodia del padre. Lo ha poi cercato dopo aver chiesto aiuto. Pochi minuti dopo il giovane residente a Vicenza con la famiglia è stato ripescato dall'acqua in condizioni già irreparabilmente compromesse. Veneto, in Veneto alto il rischio di incendi boschivi, vietato accendere fuochi. Viste le condizioni meteoclimatiche della vegetazione, la Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per i territori comunali, al rischio delle province di Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza. Sono vietate tutte le operazioni che possono creare pericolo o possibilità di incendio in aree boschive, cespugliate o arborate, e comunque entro 100 metri dai medesimi terreni. Ancora Veneto, Covid, la regione rimane zona bianca, RT a 1,16 ma le terapie intensive al 2%. A compensare i dati sull'incidenza dei nuovi contagi della nostra regione sono i tassi di occupazione dei letti dell'ospedale, rispettivamente al 2% e al 3% per i tetti di rianimazione Covid per aree non critiche. Sono a ieri 13.500 gli attualmente positivi in Veneto, in moderato aumento. Intanto quasi due terzi della popolazione si è vaccinata.
per la cultura Chuck, per lo storico cinema Chaplin che riapre dopo 10 mesi al 50% della sua capienza, a celebrare la riapertura attesa che giunge con parziale sorpresa in pieno agosto, e il comune, il Via Libera che in via Campomarzo permette di riaprire i battenti del multisala con metà poltroncine disponibile nel cuore della città del Grippo, è previsto dal 18 agosto in poi. L'attività riprende con 3 film in cartellone. Passiamo alla connazionale sport, motomondiale Austria. Nella MotoGP Martin su Ducati fa il bis e vola in pole. Per il motomondiale seconda tappa Red Bull Ring di Spielberg in una settimana dopo il Gran Premio di Stiria e la volta adesso del Gran Premio dell'Austria. Per la cronaca, scuola, intesa sindacati, Ministero della Salute sul protocollo sicurezza. Al termine di un confronto fiume fra i sindacati e i tecnici del Ministero dell'Istruzione è arrivata la firma del protocollo sicurezza per le scuole. Ancora cronaca, Genova commemora il terzo anniversario della tragedia del Ponte Morandi. 3 anni fa crollava il Ponte Morandi a Genova, 43 persone morte, 619 persone sfollate e 4 edifici abbattuti. Ieri sono partite le 3 fiaccolate in memoria delle vittime, una da ogni quartiere fra quelli più coinvolti dal crollo del ponte. Chiudiamo con la cronaca parlando ancora di Covid-19, 7.409 i nuovi casi delle ultime 24 ore, 45 le persone che sono decedute. In Sicilia è stato vietato l'accesso agli uffici pubblici se non si ha il Green Pass. Con questo abbiamo concluso, l'Eco Vicentino vi augura buon weekend e vi dà appuntamento alla prossima edizione.